Buongiorno mondo! Allora, sto andando a lavoro. In questi giorni non sto neanche tanto bene perché ho un grandissimo mal di stomaco. Comunque, volevo commentare allora la puntata di Sirene. Allora, in sé la puntata è stata bella. Non mi aspettavo assolutamente che Yara poi scegliesse di stare con Salvatore, anzi, mi aspettavo che lei andesse ad accoppiarsi con il suo amato Marino. E francamente, proprio non me l'aspettavo questo colpo di scena. Poi, anche alla fine, che lei era incinta, abbia partorito dei due gemelli che mai si vedevano salire in aria da soli. E poi c'era Salvatore, mi ha fatto una faccia, mi ha fatto schiantare. Comunque, vi volevo poi dire del trattamento. Ultimamente qui sotto, se vedete, c'è un po' di questi qui, ma perché mi sono andata a bruciare un po' di più rispetto alle altre volte, in modo da bruciarne un pochino di più, quindi per quello che ho questi qua. Infatti mi fanno ancora un po' male, ma insomma, rispetto all'altro giorno meno, però comunque sia sempre un po' un dolore. Comunque, adesso vado al lavoro. Ci hanno cambiato anche la maglietta, il sopra, nel senso, prima avevamo cioè ce l'abbiamo ancora la camicia, però in questi giorni, visto che comunque poi c'è Natale e faremo e c'è non mi ricordo come si chiama, fino alla prossima comunicazione abbiamo una maglietta nera con una scritta, non mi ricordo se c'è scritto. Comunque, per il momento abbiamo questa qui e poi ritorneremo alla camicia. E comunque adesso vado perché ho fissato anche con una mia collega e ci vediamo dopo. Che poi tra l'altro stavamo anche guardando per la cuccia per il canino, perché fra un pochino arriva, che poi dopo quando torno a casa mi devo assolutamente ricordare di farvi vedere cosa abbiamo comprato ieri da Arca Planet, se non sbaglio. Sì, e abbiamo comprato due cosine. Comunque appena arrivo a casa ve le faccio vedere. Sono appena arrivata a casa, adesso mi faccio una bella doccia e poi mi metto a stirare tutta la roba che ho. C'ho veramente una barcata di roba da stirare. Comunque, allora, in settimana faranno il vaccino al canino e poi lo andremo a prendere. Ancora non so bene quanto, comunque tanto poi vediamo se riesco a vloggare quel giorno, perché non ne ho completamente idea, anche perché ora come ora c'ho la testa su Marco che deve fare l'operazione. Poi c'è questa cosa, sono tutto un insieme di cose che sono abbastanza distratta in questo periodo. Comunque adesso vado solo anche perché devo andare letteralmente in bagno, così faccio questa benedetta doccia e stiro. Troppi vestiti, troppi, troppi, troppi. Allora, mega doccia fatta. Adesso mi volevo mettere a stirare, ma non posso perché deve venire mio fratello a portarmi delle cose, un mobile e delle cose erano di mia nipote, che terrò io perché tanto poi un giorno avrò un figlio o una figlia. Comunque non potete capire cosa mi è successo. Allora, praticamente ho preso questa felpa della Nike dall'armadio e questa manica qui è bagnata. Cioè, noi nell'armadio abbiamo controllato che non fosse bagnata. Il legno non è bagnato, quindi, però sento che è abbastanza ghiaccio, quindi magari è umido. Però boh, non so ora. Boh, mi sembra strano come cosa. Comunque adesso vediamo, gli faccio vedere cosa ho visto. Comunque, poi mi metterò a stirare praticamente tutta quella roba. Va bene, sì, in più c'è altre cose anche in camerina. Infatti la devo andare di là a far posto perché devo portare il mobile. Dopo tanto ve lo faccio vedere. Nell'home tour mi sono dimenticata di farvi vedere una cosa, però prima ci tenevo a dirvi questo: dovevamo attaccare la televisione con la staffa qua al muro da qualche parte, però adesso vediamo un attimino perché con le spese che abbiamo non ce la facciamo. E poi nell'home tour, appunto, forse non vi avevo fatto vedere questa lampada qui, che è praticamente sul cassettone, ve la faccio vedere accesa perché è qualcosa di
spettacolare. Cioè, è veramente, è bellissima. Fa una luce, ora vabbè, c'è ancora quella, sta più accesa, però sta veramente bella. Non l'accendiamo mai, anche se andrebbe accesa ogni tanto. Però appunto con la televisione nel mezzo è inutile accendila. Comunque adesso vediamo un attimo come fare quella televisione e poi sicuramente accenderò anche quella lì. Comunque adesso vediamo. Allora, io sono già intervenuta per andare a letto. Poi mio fratello non è venuto perché era tornato da poco da non so da fare cosa, cioè, i suoi giri. Poi doveva andare a lavoro, quindi non ce la faceva venire. Probabilmente domani o lunedì verrà. Comunque, tanto poi ve lo farò vedere. Nel frattempo, insomma, dirà l'acqua sul fuoco perché mi sto facendo una camomilla. Visto che domattina entro alle 11:30 al lavoro e quindi preferisco dormire bene stanotte, almeno così sono a posto. Poi in settimana dovrebbe venire anche un mio collega con un suo amico a cena qui da noi, che sarebbe il suo coinquilino. E niente, qui ho già messo anche l'altra bustina di propoli, quella che vi avevo già fatto vedere. Adesso aspetto che l'acqua bolle, così mi metto. Ho già messo la bustina della camomilla nella tazza, aspetto che bolle, così poi me la bevo. Nel frattempo sto acceso la TV e c'è un film che non so neanche come si chiama. Adesso si guarda subito. Amore, cucina e Carrie. Non so bene, non so che film sia, comunque, vabbè. Poi guarderò che cos'altro c'è di film, perché onestamente questo non è che mi ispiri di tanto. Comunque, se c'è un film. Oh! C'è il telefilm senza NCIS? Sì, NCIS, comunque, vabbè. Dicevo, se c'è un video in particolare che vi interessa, fatemelo sapere così poi ve lo registro. E niente, io vi mando un bacio, vi auguro la buonanotte e ci vediamo al prossimo video. Ciao, buonanotte!